all'aggregazione quella bella. Ecco. Per cui quando Patrick, ve lo presento, a quale farei un applauso prima di dire le cose, perché se ci siamo ritrovati qui è merito di Patrick, che ha avuto il coraggio di farmi questa proposta in un momento così difficile, e io sono stato altrettanto coraggioso, me lo dico da solo, perché nonostante le restrizioni credo che sia importante resistere. Allora, benvenuti intanto allo showroom di Scavolini via Nemina, Tuscolana. Ringrazio i due rappresentanti della proprietà, uno è Manuel e Christian, che non so dov'è, eccolo là, due giovani imprenditori. E voi sapete che fare impresa, anche insomma, i tempi sono quelli che sono, però resistiamo. E ringrazio voi che siete qui presenti, amanti della bellezza, necessariamente, se vi siete scomodati dalle vostre case per venire qui a questa nostra serata. Non vi trattengo molto, dico soltanto qual è l'obiettivo che abbiamo inseguito. L'obiettivo è stato quello di far dialogare in uno spazio come questo, dove c'è linea, c'è design, c'è eleganza, di far dialogare l'arte contemporanea, soprattutto la pittura, la mia pittura in questo caso, colorata, e abbiamo giocato. Riconosco che non è uno spazio museale, è uno spazio di esposizione al pubblico di arredi e complementi di arredo. Però avete visto che giocando, con un po' di ironia intelligente, siamo riusciti a collocare l'arte anche all'interno di spazi come questi. E alla fine il contrasto, alla fine la differenza di stili premia, perché come vedete le cose emergono e si fanno notare, no? E quindi l'obiettivo è proprio questo, di far comprendere che la casa custodisce l'opera d'arte, ma l'opera d'arte in un certo senso arricchisce anche la casa, quindi la casa, l'arredo diventa un po' lo scrigno che protegge l'opera, e l'opera allo stesso tempo si sente protetta. Quindi vi auguro di riempire le vostre case di arte, che di tutti i generi, dalla fotografia alla pittura alla scultura. Qui ci sono tanti artisti, musicisti, pittori, scultori, quindi sanno di cosa sto parlando. Nulla, vi lascio di nuovo al drink, non voglio intrattenermi, solo un'ultima cosa sulla mia identità come artista, perché molti mi chiedono che stile, quale corrente segui. Seguo il cuore innanzitutto, per me dipingere è una necessità, proprio un bisogno impellente. Da quando dipingo, da una ventina d'anni, sto meglio e provo a collocarmi nel mondo e lasciare un segno, questo è quello che mi preme di più. Quindi se dovessi dire uno stile che io inseguo, è la pittura, quella istintiva, emozionale, la definisco, dove cuore e ragione si fondono. Una curiosità, dietro a ciascuno di questi quadri c'è sempre un lunghissimo, meditatissimo diario. Quindi io scrivo per mesi prima di arrivare all'opera pittorica, quindi ognuna di queste opere ha un suo diario emozionale che io ridico quasi quotidianamente. Comunque siete tutti amici, mi conoscete, siamo sui social, e quindi non serve aggiungere altro. Rinnovo la mia gratitudine, godetevi la serata, lo stare insieme, e buona vita a tutti. Grazie.